Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi parliamo di gialli, noir, thriller e lo facciamo con Roberto Riccardi, scrittore, giornalista, colonnello dei Carabinieri, direttore di Il Carabiniere, una rivista che è nostro ospite, ci presenta la sua ultima fatica, il suo ultimo libro. Venga pure la fine. Grazie per essere qui. Grazie a voi dell'invito. Allora, non è la prima volta che ci vediamo perché abbiamo già presentato un altro tuo libro. Questo si può dire che è un sequel? Ha lo stesso protagonista che è Rocco Liguori, un tenente dei carabinieri, e lo scenario però questa volta è diverso. Quindi siamo passati dalle terre del narcotraffico, il Messico, la Colombia, la Spagna, a quelle di un conflitto doloroso, la Bosnia. Quindi è cambiato lo scenario, è cambiato il contesto storico. Per realizzare un libro come questo, che ha un contesto storico, c'è un grande lavoro di ricerca. C'è un lavoro di ricerca e di documentazione indispensabile, perché anche se io ho vissuto in quello scenario, quindi racconto di un'esperienza che ho fatto, comunque bisogna sempre verificare i nomi, le date, le cose, insomma, in un romanzo che è anche storico, che tocca un fatto come una guerra, bisogna essere precisi il più possibile, insomma. Si rischia molto nello scrivere qualcosa, quindi c'è un grande lavoro dietro. C'è un lavoro, non c'è Non è dubbio, c'è indifferente. Quanto verifica. tempo ci è voluto per scrivere questo libro? Ma io normalmente impiego circa 6 mesi per avere una stesura media, diciamo. Poi magari ci sono anche le riscritture, le revisioni del testo, che non sono mai abbastanza, perché un autore vorrebbe sempre perfezionare il proprio Certo. lavoro, non si fermerebbe mai. Per fortuna Più ci lo sono. leggi e più lo Ah, vorresti cambiare. sì, per fortuna ci sono le scadenze, quindi a Ci un quindi certo sto, a punto un certo punto stop. consegna il compito e finisce lì, insomma. Sì. Allora, il tenente Rocco Liguori vive in una landa tranquilla e ad un certo punto riceve una telefonata. E dove viene spedito? Lui va all'Aia, nei Paesi Bassi, perché lì c'è il Tribunale internazionale per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia. La vicenda parte con un colonnello serbo, Dragojevic, che lui Dragojevic. ha arrestato anni prima. Questo è stato condannato dal tribunale, poi detenuto, è caduto in depressione. A un certo punto lo trovano in coma, ingerito dei farmaci, e quindi bisogna capire. C'è la tesi più immediata, che è quella del tentativo di suicidio, ma il procuratore non è convinto e chiama proprio Rocco Liguori, che lo arrestato anni prima, quel criminale, a indagare per capire adesso cosa gli sia successo. Quindi questa volta Dragojevic è la vittima. Sì, Quindi sulle tracce di crimini di guerra. perché Liguori deve ripercorrere un po' tutta la storia di Dragojevic per capire chi avesse un movente nei suoi riguardi. E quindi ci sono questa indagine nel presente e questa ricostruzione, questa ricerca nel passato per vedere, insomma, un po' cosa possa essere stato, e in questa ricerca Liguori ritrova anche un pezzo della propria vita, perché quello che lui ha fatto anni prima, insomma, occuparsi di Dragojevic, dei crimini che aveva commesso, delle sue ricerche. Ritrova anche forse l'amore, perché in ogni romanzo poi c'è anche un momento che tocca le corde del cuore. Sì, perché la vita degli esseri umani è anche, forse soprattutto, quello. Rocco Liguori è un giovane di 30 anni, quindi insomma fa la sua vita, di giorno indaga, ma insomma la sera magari cerca anche altro, cerca una compagna. In Bosnia Rocco Liguori aveva conosciuto Jacqueline. Era finita in un certo modo o non era finita, e il tempo successivo dell'indagine sul fatto accaduto a Dragojevic lo rimette in contatto anche con quella persona e con quella storia che dentro di lui non si era mai risolta del tutto, in un modo o nell'altro.
I tuoi libri sono sempre densi di colpi di scena. Come si costruiscono questi colpi di scena? Perché è vero che c'è una parte anche di vita vissuta, però. Ecco, il genere noir, thriller, giallo, si può chiamare in tanti modi, richiede, secondo me, ma credo che sia esperienza di chiunque si occupi di questo, un'attenta organizzazione della trama. Quindi bisogna costruirsi prima una bella scaletta in modo da prevedere già quello che potrà portare a un colpo di scena. Poi in corso d'opera magari si cambiano delle cose, non c'è dubbio, ma l'organizzazione di quello che uno deve scrivere bisogna farsela, altrimenti insomma, si rischia di trovarsi a pagina 200 con degli snodi narrativi che sono tutti da rifare, con delle cose che non stanno in piedi, insomma è meglio lavorarci bene prima. Anche perché il lettore poi deve, cioè chi scrive deve mettersi nei panni del lettore, che deve capire agevolmente cosa sta succedendo, o comunque poi deve ricollegarsi durante il racconto, quindi non è facilissimo, perché nella nostra mente noi abbiamo sempre il pensiero che gli altri già sappiano, invece questo non accade. Quello è un grande rischio per l'autore, cioè l'autore dentro di sé ha tante cose, no? Però deve assicurarsi sempre di averle messe tutte nel libro, perché ci sono delle cose che uno rischia di non trasferire, proprio perché dentro di lui è tutto chiaro, no? Quello che è avvenuto, come sono i personaggi, eccetera. E allora il processo di esplicitazione, se vogliamo dire così, della trama e delle vicende, dei personaggi, di tutto, deve essere certo, deve essere verificato, verificabile. E lì secondo me è importante anche un riscontro esterno, no? Un confronto, l'editing che a tanti autori fa paura, è considerata la bestia nera degli autori perché ti toccano la tua opera, il tuo bambino, la tua creatura, secondo me è una cosa fondamentale, auspicabile, ottima. Perché ti deve anche dire guarda parte, qua non è tanto chiaro, quindi sì, bisognerebbe risistemare questa cosa. Certo. E tu con i tuoi occhi non necessariamente lo vedi, no? È come guardarsi allo specchio oppure essere visti da un altro, no? Quello che ti vede più cose. Come nasce la tua passione per la scrittura? È un tarlo, un germe che ho avuto fin da bambino, da ragazzo, colpevole mia madre, insegnante di lettere, adesso in pensione, che mi ha instillato questo tarlo e poi l'ho ritrovato. Perché nel frattempo nella vita ho fatto altre cose, ma prima o poi quel cerchio si doveva chiudere, si è chiuso, quindi la passione per la lettura, per la scrittura, in un certo momento, forse quello giusto della mia vita, è affiorato e adesso sono qua. Però è anche un dono. È un dono di cui essere grati, e proprio come nella parabola dei talenti, i doni vanno messi a frutto, no? È peccato non farlo, è peccato trascurare delle parti di sé. Questo mi permetto di darlo anche come esortazione a chi ci sta ascoltando, cioè se c'è una cosa che uno sa di poter fare, è peccato lasciarla lì, cioè in un angolo, i famosi sogni nel cassetto. Ogni tanto quel cassetto va aperto e vanno presi i sogni, bisogna giocarci un po', poi se non va, non va, ma intanto bisogna averci a che fare. Però tu fai tante cose nella vita, tutto il giorno sei impegnato, hai anche appunto questa rivista, ma insomma tante cose. Quando scrivi? Io sono mattiniero. Questa è una... Ti svegli all'alba? Sì, questo è un altro dono, una fortuna, non lo so, morale della favola. Io alle 6 sono già in piedi, con la mente lì che si muove, prima ancora del mio corpo, va in giro, torna, si perde, vola, scende. Ma ti prendi gli appunti qualche volta? Scrivo se ti viene qualche cioè, idea prima, mentre sei in giro, magari ti viene qualche idea, ti scrivi qualche cosa. Quello può succedere, è vero. Cioè, in treno, non so. Può essere una frase che ti viene in mente, un'immagine che ecco appunto un modo di scrivere quella cosa a cui hai pensato tempo prima, però l'espressione migliore, la frase giusta arriva dopo, oppure ti arriva in mente, ti viene in mente un'idea così per un altro passaggio o qualcosa, allora uno si appunta tutto poi, e poi c'è il momento in cui si rimette al computer e può trasferirlo sulla bozza famosa. Non solo thriller, non solo gialli, ma anche altri libri. Hai scritto anche di deportazioni, hai fatto anche altri libri particolari anche sulla situazione delle deportazioni, eccetera. Sì, quelli sono nati dall'incontro con un sopravvissuto
E anche in quel caso sono tre libri scritti sulla Shoah, di cui due sono biografie e uno è un romanzo storico su quello sfondo. Anche in quel caso è la vita che diventa letteratura, perché il mio interesse verso la Shoah, se non è nato, si è acuito senz'altro a seguito di questo incontro e quindi ecco, io ho avuto e ho, perché insomma il rapporto Che i di amicizia superstiti stanno è andato per oltre. sparire, perché ormai Eh sì. sono passati tanti anni, quindi prendere la testimonianza, una Sì, storia importante per ho tramandarla. un rapporto con questo ex deportato, Alberto Sed, e naturalmente, insomma, nello scrivere sulla Shoah penso sempre a lui, alle cose che mi ha detto, al dolore che ha sofferto. E questo ti ha portato anche un premio. Sì, è andata bene, Che finché. poi non è solo questo il premio, perché io ogni volta che lo sento per telefono mi dice vado a ritirare un Ah, premio. beh, sì, allora è la crisi, insomma, adesso non sanno più a chi dare i premi, Non è probabilmente anche in vero. quello siamo in crisi, sarà questa la ragione. Comunque, insomma, bontà dei lettori, piacciono questi. L'ultimo premio Romiti. L'ultimo, sì, è stato proprio di recente, il 21 settembre a Viterbo. È un premio a cui sono legato in modo particolare perché è dedicato a una vittima del terrorismo, Mariano Romiti. È stato ucciso dalle BR nel 79, quindi c'è un premio a suo nome di letteratura gialla e noir, era la seconda edizione, è andata bene a me quest'anno e devo dire, nel momento stesso in cui mi hanno detto che avevo vinto, ho pensato di dedicare il premio proprio a lui, a Mariano Romiti, a chi come lui ha perso la vita, cercando di difendere tutti noi. Ultimamente ho visto una foto dove sei andato a prendere un premio ed era quella dietro le È sbarre. lì, sì. Cioè, quello è stato divertente. Sì, divertente Perché tu, da perché colonnello dei carabinieri, dietro le sì, sbarre, è un ovviamente. contrappasso a cui dovevo essere pronto prima, o poi doveva Quello per che verificarsi. libro era? Era per Undercover, il romanzo precedente con Quello lo ha avuto st molto stesso successo di protagonista. romanzo, molto interessante, Sta sul continuando ad andare, narcotraffico. sì. Sì, e in finale, adesso venerdì ci giochiamo un'altra finale, questa volta sul Lago di Como, e poi c'è il premio Biblioteche di Roma, è finalista, vediamo, insomma, è bello questo perché è un premio dei lettori, quindi sono loro stessi a giudicare, quindi è una cosa molto, molto genuina, molto bella, insomma, dal basso, come si dice. Nei tuoi libri illustri delle tecniche investigative, ma sono realmente le tecniche investigative che vengono messe in campo? Sì, cerco di essere realistico senza svelare segreti che poi Troppo. non si possono svelare, ma oggi i segreti sono veramente pochi, infatti in fatto di tecnologia, perché insomma, le cose sono di dominio pubblico facilmente. E sì, tendenzialmente sì, I non mi malfattori riescono verrebbe. sempre a trovare qualche piccolo Cioè, è un spiraglio. inseguimento continuo, anche tecnologico oggi, fra Ma tra. guardie e ladri, no? Perché tu devi trovare un mezzo nuovo per indagare, loro lo scoprono, contrastano e quindi bisogna trovarne sempre un Tra altro. i vecchi sistemi investigativi e i nuovi, qual è più efficace? Oppure ambedue insieme sono Sì, efficaci? hai detto bene, cioè la sintesi fra le suole delle scarpe e il satellite. Se si trascura uno di questi due elementi, si perde la battaglia, no? Bisogna essere ugualmente pronti ad andare sul campo, con i metodi tradizionali, parlare con le persone, seguire, capire, informarsi così sulla strada e altrettanto bisogna, utilizzare al meglio le nuove tecnologie che permettono veramente delle cose importanti che ieri erano impensabili. Però molti cold case sono stati risolti proprio Certo. grazie a queste tecniche, l'Uminol, l'esame del DNA e tante intercettazioni varie. Beh, la prova scientifica indubbiamente nel momento in cui c'è la possibilità di raccoglierla è inoppugnabile, però ecco, se uno non sa qual è la persona e lì spesso si arriva con l'indagine tradizionale da sospettare, non si saprà mai quale Certo. DNA prendere e comparare con quello che uno magari trova sul luogo di un certo delitto. Quindi l'indagine tradizionale ti porta a individuare la persona. E magari un esame Del DNA ti dà la scientifico, certezza. come quello del DNA ti dà l'elemento di prova inoppugnabile, insomma, però servono tutte e due le cose. Io già so, già immagino che stai pensando a un altro libro.
Possibile? È una possibilità, però sempre work in progress. Non te lo dico, sennò poi ti devo uccidere. Va bene. Perfetto, allora niente, diciamo che se siete amanti dei gialli, se siete amanti dei noir o dei thriller, venga pure la fine. Venga pure la fine, in questo caso è già venuta. È già uscito il libro? Il libro è uscito. E quindi è in libreria? È in libreria, sì. Noi consigliamo di andarlo a comprare. Grazie per essere stato con noi, ringraziamo il pubblico per averci seguito. Grazie.